un concerto sabato prossimo di un gruppo che conoscevamo bene, ma adesso avete cambiato nome. Perché? Realmente non abbiamo cambiato nome, i Nonati Mali esistono sempre, però questo disco conteneva delle tracce che secondo noi avevano preso un'altra strada e quindi abbiamo deciso di creare questo progetto parallelo che si chiama La Maleducazione, nel quale hanno collaborato una marea di artisti aretini, più o meno noti. Quindi c'è anche un momento molto importante per la musica aretina che è molto viva. 13 tracce, ci spieghi un po' il senso di queste tracce? Allora, sono nate in un periodo piuttosto lungo, quindi sono state molto pensate, c'è stata una ricerca abbastanza diversa da come eravamo prima, volevamo guardarci un pochino più dentro, al posto che guardare solo il mondo esterno. E l'aiuto portato dall'esterno dei vari artisti ci ha aiutato a trovare anche una forma musicale innovativa, diversa, che ci apparteneva fino a un certo punto. Il disco è molto vario nelle varie tracce e per noi, da quanto li amiamo, sono quasi tutti singoli sotto il nostro modo di vedere le cose. Poi chiaramente ne abbiamo scelti alcuni in particolare perché forse sono un po' più rappresentativi. Dove sarà il concerto ovviamente e a che ora? Allora, il concerto si terrà sabato 29 verso le 10, venite ragazzi, e soprattutto dal Rock Hit di Via Galvani.